Insieme saremo sempre da sposati. Sempre i nostri due cuori saranno... Sempre i nostri due cuori saranno... Danny! Sempre i nostri due cuori saranno... Danny! Eccomi, capitano Drummond. Ha suonato, signore? Sì, che ho suonato. Perché non hai risposto quando ti ho chiamato? Perché la cuoca è sorda, signore. Hai voglia di prendermi in giro? No, signore. Ora spiegami cosa c'entra il fatto che la cuoca sia sorda. Beh, se non fosse stata sorda, signore, avrebbe sentito chiamare. E se avesse sentito chiamare, avrebbe chiamato me. E se t'avesse chiamato lei, tu l'avresti sentita, vero? L'avrei sentita e sarei venuto subito da lei. Beh, hai vinto, Danny. Cosa, signore? Allora, dove eravamo? Se vuole sapere dove ero io, ero andato fuori con una torcia. C'è molta nebbia stasera. E lei temeva che il colonnello Nilsson e la signorina Clavering lo mancassero. Mancassero cosa? Il cancello. Oh sì, l'avrei acceso, spero. Il cancello, signore? Oh no, Danny, il lampione vicino al cancello. Oh, certo. Bene, ora che siamo usciti dalla nebbia, ho bisogno del tuo aiuto. Subito, signore. Danny... Ho scritto una poesia d'amore. Non dirà sul serio, signore? Sì, sul serio. Dai, leggila. Molto bene. Vedo che le prime lettere di ogni verso, lette tutte di seguito, formano un acrostico. P-H-I-L-L-I-S. Phyllis. Su, va avanti, leggila. Sto leggendo, signore. Ad alta voce. Per il grande amore che ti porto nel mio cuore, ho una poesia che donare ti voglio come un fiore. Il giorno con te è una collana di ore tutte liete, l'amore mi ha catturato. Tu nella sua dolce rete, lontano da te ardo, amore, per la gran sete. Insieme vivremo ogni istante da sposati, spavaldi i nostri cuori batteranno insieme. Puntini. Allora? Un po' troppo alati come versi, non crede, signore? Un po' troppo alati? Assolutamente, signore. Ma io da te volevo una mano, non una critica. Danny, dimmi una rima con sposati. Sposati, sposati. Annoiati, signore. Oh, no, no, Danny, annoiati non va con sposati. Scusi, ma lei parla così a causa della sua inesperienza, signore. Non ti va tanto l'idea che io mi sposi, vero, Danny? Posso parlare liberamente, signore? Certo. No, signore, non mi va affatto. Perché, Danny? Perché io mi voglio sposare? Secondo il vecchio detto, sposati in fretta e poi pentiti pure con tutto comodo. Ah, signore. Ma Phyllis, la signorina Clavering è diversa, sai. Lei è... Probabilmente alla porta posso andare ad aprire. No, Danny, ci vado io ad aprire. Tieni questa. Tesoro. Io. Ehi, aspetti un momento, giovanotto. Salve, colonnello. Ho fatto fare il soufflé a formaggio come ha chiesto lei. Grazie. Lasciatene un po'. Devo andare ad aspettare il prossimo treno. Aspetto dei documenti dall'ufficio. Cosa c'è di nuovo a Scotland Yard? Qualche succulento omicidio? No. Ma ora che lei è tornata in Inghilterra può succedere di tutto e probabilmente succederà. Non questa volta, ispettore. Mi auguro che abbia ragione. E la smetta di chiamarmi ispettore. Chiedo scusa, colonnello. A te piace il soufflé a formaggio? E a te? Lo detesto. E io lo odio. Grazie al cielo. Buonasera, Penny. Buonasera, signorina Clavering. Se lei è d'accordo, io lo distruggerei, signore. No, Penny. Prendi la mantella della signorina. Siedi, cara. È per me. Io è addirittura un acrostico. Ci ho messo più di 2 ore a scriverlo. Per il grande amore che ti porto nel mio cuore, ho una poesia che donarti voglio come un fiore. È molto carina. Ti piace allora? Certo che mi piace. Il giorno con te è una collana di ore tutte liete. L'amore mi ha catturato nella sua dolce rete. Amore, sono completamente perso e spero di non ritrovare mai la strada. Lontano da te ardo per la gran sete. Insieme vivremo ogni istante da sposati.
Spavaldi, i nostri cuori batteranno insieme. Ah, giusto. Che cosa fa Rima con sposati? Annoiati? Oh, Tenny ha detto la stessa cosa. Io non piaccio a Tenny. Ma non devi fare caso a lui, cara. Ma tu gli sei molto affezionato e io... Scusami. Pronto? Pronto, Yu? Ci sei, vero? Così sembra, Algie, tu? Qualcuno ha sparso una scatola di chiodi sulla strada di Five Oaks Inn e io ho tutte e quattro le gomme a terra. Non potresti venirmi a prendere? Allora ci conto. Il suo resto, signore. Ah, grazie. E questo è per lei, signorina. Oh, grazie, signore. Oh, oh, ma la prego di scusarmi, ma il fatto è che avrei una... Andava di fretta. Sì. Mikhail Valdin. Al suo servizio, signore. Ho sentito che si trova in difficoltà a causa di certi chiodi. E dal momento che mi sto recando a casa del capitano Drummond io stesso, mi permetto di suggerire che io le dia un passaggio fino alla sua destinazione. Oh, è un'offerta molto gentile da parte sua. Se io non aspettassi qui sì, in più... Sì, certo, capisco le sue ragioni, ma il fatto è che devo insistere. Le chiedo solo di permettermi di farle questo favore. Ma lei non può farmi una sì, cosa simile. Io... Silenzio. Ma mio figlio verrà battezzato domattina e se io non ci sarò, coraggio, lui non... Un bel sorriso per la simpatica ragazza dietro il banco. Davvero non vuoi venire? No, preferisco pensare a una rima con sposati. Ti piace questa? Io ritorno fra poco. Una tartina? No, grazie. Oh, Tenny? Sì, signorina. Perché non vuole che il capitano Drummond mi sposi? È semplice. Il capitano Drummond conduce una vita, diciamo così, piuttosto avventurosa, in cui non credo che ci sarebbe posto per lei, e spero che perdoni la mia franchezza. E non ha nient'altro contro di me, Tenny? Ecco, vede, il capitano Drummond ormai è quasi un figlio per me, e non vorrei vederlo commettere uno sbaglio. E dato che ha parlato di matrimonio un'ora dopo avermi visto, lei ritiene che possa essersi sbagliato. L'amore a prima vista è abbastanza simile a un mulo, signorina Clavering. Tira calci a tradimento. Supponiamo che io le dica che il capitano Drummond è il primo e anche l'unico uomo che mi interessi e che io lo amo profondamente con tutto il mio cuore. Si sentirebbe più tranquillo? Sì, signorina, senza dubbio. Le assicuro che questa è la verità. Non posso che rallegrarmene. Bene. Danny? Sì, signorina. Il capitano Drummond davvero ama questa vita avventurosa di cui lei parlava? Se mi permette l'espressione, io direi che è il suo pane quotidiano. E piace anche a lei? Diciamo che è un vizio di famiglia, signorina. Non crede che anche una casa e un caminetto possano avere i loro lati gradevoli? Il fatto è che questa idea non mi ha mai sfiorato, ma non è certo da escludere. Beh, allora sappia che una volta sposati, spero che potremo vivere in pace e serenità. Bene. Oh, deve essere il colonnello Nilsson. È questo Rockingham Lodge, la residenza del capitano Drummond? Sì, esattamente. Vuole prendere le mie valigie, prego. Stia calmo, prego, e faccia finta di niente. Ha sentito cosa ha detto l'uomo con gli occhiali? No, ma avevano l'aria di essere amici o di conoscersi. Perché quando il suo amico se n'è andato, mi ha fatto un bel sorriso e mi ha dato di nuovo la mancia. Ha lasciato un messaggio per me? No, signore, è solo uscito. Si merita un'altra mancia. Ah, oh, grazie. Rockingham Lodge, presto. Centralino. Centralino. Phyllis. Tenny. Capitano Drummond. E lei chi è? E lei il capitano Drummond? Dov'è la signorina Clavering? Vuole essere così gentile da restare dove si trova, per favore? La ringrazio. Io mi chiamo Mikhail Valdin. Lei non mi conosce. Un anno fa mio cognato è morto in prigione. E lei ne è responsabile. Io gliela farò pagare, capitano Drummond, e farò tornare i nostri conti. Ma non permetterò che se la cavi con una pallottola. No, signore, così sarebbe troppo facile. Troppo facile per lei e per la signorina Clavering. Dove si trova adesso? Mi dispiace, si è trovata nella necessità di andarsene senza salutare. Questo non è da lei.
Al contrario, è venuta senza opporre resistenza, non appena l'ho informata di certe condizioni. Di quali condizioni? Questo potrà scoprirlo più avanti, se ne sarà in grado. Io sono qui solo per farle presente la necessità, anzi potrei dire la vitale necessità, di fare esattamente quello che le verrà detto. E cosa mi verrebbe chiesto di fare? Di non muoversi da qui finché non le verrà detto di farlo e di guardarsi dall'informare la polizia. Le consiglio anche in modo particolare di non immischiare il suo amico, il caro colonnello Nilsson, in tutto questo. Se dovesse farlo, la signorina Clavering verrebbe uccisa immediatamente. Ci siamo capiti? Sono stato abbastanza chiaro, credo. La saluto, capitano Drummond, fino al nostro prossimo incontro, se ci arriverà. Colonnello, Phyllis è sparito. Ah, e dove è andata? Non ne ho idea. Non ne ha idea? Non ne ho la minima idea. È la solita storia, Drummond. È un dato di fatto che ogni volta che la vedo c'è sempre qualcuno che viene ammazzato o di colpo scompare. Andiamo. Mi dica tutto. Non posso. E come sarebbe non può? Lei è di Scotland Yard. E la polizia non deve sapere. Oltre a essere di Scotland Yard, io sono suo amico. E se è nei guai, voglio saperlo. Non posso farlo, colonnello, ma grazie lo stesso. Le sembrerò maleducato, ma... Vuole forse che me ne vada? Per favore. In questo caso resto. Ma colonnello... No. Capitano Drummond! Capitano Drummond! Teni, santo cielo, che cosa è successo? Su, siediti. Ecco. Tenga. Dov'è la signorina Clavering? Questo non saprei dirlo, signore. Ma cosa è successo? A dire la verità non lo so. Ma poco dopo che lei era andato via, è arrivato qualcuno alla porta. E quando l'hai aperta? Ho visto che era una donna. Legga questo, signorina Clavering. È rotondo, fa festa e non va in testa. Ma ti dice il messaggio e alla fine ti resta. Che cos'è? Solo un indovinello. Ma è molto importante come indovinello. Non capisco cosa intende. Può darsi che il suo caro capitano ci riesca. So che si diletta a mettere i suoi pensieri in rima, non è così? Lo faremo divertire parecchio, glielo garantisco. Volete fare del male a lui attraverso me? Esattamente. Vuole dire che ha intenzione... Eliminare il suo amato capitano? Esatto. Ma riuscirò a vederlo di nuovo? Può darsi. Ma non tenti di metterlo sull'avviso. Se lo facesse, riuscirebbe solo ad accelerare le cose. Questo non so dirlo, signore. Tutto ad un tratto ho sentito un rumore assordante. Come quello di un treno che sta per uscire da una galleria. E dopo? E dopo mi sono risvegliato. Ma dove ti sei svegliato? Dove? In mezzo ai tulipani, signore. E so che in mano avevo qualcosa.